Oggi mi opero ma in un modo speciale. Verrò ipnotizzato e sedato coscientemente. Indovina, ma più tardi vi spiego meglio. Perché adesso è arrivata mia mamma. Dato che finita l'operazione non potrò guidare. Siamo arrivati allo studio dentistico Vignato di Vicenza. Qui a fianco a me Beppe Vignato, dottore, dentista, sedazionista e soprattutto ipnologo. All'inizio di questo video ho accennato che sarà un'operazione un po' speciale, dato che verrò sedato coscientemente e in più ipnotizzato. Useremo un misto di tecniche dove ci sarà la sedazione farmacologica e l'ipnosi, cioè la sedazione attraverso la relazione e le parole. Affronteremo questo intervento che è la rimozione dei denti del giudizio, che è un grande spauracchio di tutti quanti i nostri giovani pazienti, con grande tranquillità, con grande serenità. Io potrei dire che non ho paura del dentista, ma non sono neanche tranquillo, un po' di ansietta ce l'ho, soprattutto quando ho varcato la porta ho iniziato un attimo a capire, ad avere un po' di problemi. Da questo momento in poi voglio riprendere tutto quello che accade per capire che effetti avrà su di me questa operazione speciale ai denti del giudizio. Sarà interessante capire come si passa da uno stato di ansia ad uno stato di grande tranquillità e di grande serenità. Se le persone da casa volessero informarsi meglio su questa tecnica, magari in descrizione lasciamo un link con tutte le varie info e i vostri contatti. Sono pronto. Io no. Da qui inizia l'operazione. Ho installato una telecamera esterna più un action cam direttamente in testa a Beppe. Eccoci qua, che è il nostro mitico Sinna. Da qui si inizia a fare sul serio. E adesso pressione. 66, 139. Per una situazione come questa, buona. Io sono innamorato delle operazioni di qualsiasi genere ed è anche per questo che ho chiesto l'attivazione della cam all'interno della lampada del dentista. Sono a conoscenza di persone diversamente sensibili, quindi anche se sarà tutto censurato e rispettare le norme della community, consiglio ai più delicati di chiudere qui il video. Per tutti gli altri, per i più estremi, più tardi invece vi spiego come vedere il video senza censure. Questa è l'ultima occasione per chiudere il video e possiamo iniziare. Prendiamo una vena, ecco, prendiamo un accesso venoso, così abbiamo accesso al tuo sistema più potente. Come ti senti? Adesso sono un po' agitato. Benissimo, allora faremo una tecnica mista farmaco e ipnosi. Il farmaco è un semplice ansiolitico, cioè un farmaco che toglie l'ansia, che ci aiuterà ad entrare in uno stato ipnotico. Fate attenzione alla tonalità, le parole, le ripetizioni e al modo di fare. Ipnologo! Tu ti sentirai la testa un po' alla volta diventare sempre più leggera, sempre più tranquilla, sempre più rilassata. E a quel punto tu sarai perfettamente sveglio, cosciente e potrai sentire le mie parole. Questo farmaco in 60 secondi ti farà cominciare a farti sentire più leggero, più tranquillo, più rilassato. E questo è lo scopo della sedazione farmacologica. Come ti senti adesso? Potrebbe aver già fatto effetto. Sì. Certo. Sì, sì. Al buon caro Dennis, sono serviti molti meno secondi, data la descrizione nerd del suo stato in FPS, che ha capito solo lui. Vedo a meno FPS, già. FPS è un'impostazione video. È tutto molto rallentato. Molto più tranquillo. E questo ti permette di seguire meglio le mie parole. Sì, comincia sì. Ad entrare un po' di serenità. Sì, sì, sì. Benissimo. Il fatto che tu voglia sorridere è un fatto positivo, naturalmente, no? Sì. Perché quando tu sorridi produci un sacco di neurotrasmettitori positivi, serotonina, e questo ti dà una grande tranquillità. Questi sono i denti che dobbiamo togliere, dobbiamo estrarre, dente del giudizio, dente del giudizio. Servirebbe un moitino, secondo me. Un ginetto. Come ti senti? Ti dico, mi farei una bella poia adesso. Come ti senti tu adesso e come dovremmo sentirci sempre quando siamo senza ansia. Figata, sì, no? Però è incredibile. Quante operazioni hai fatto del genere? E fa conto che toglieremo 300 denti del giudizio all'anno. Adesso facciamo l'anestesia. Apri grande, 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 grande. Bravo. Non senti niente, proprio tranquillo. Apri grande, grande, grandissimo, fermola così. E questa è l'ultima cosa che mi ricordo. Dopo le punture di anestesia, nella mia mente è come se mi fossi teletrasportato a fine operazione. Infatti la prima cosa che ho chiesto è: ma l'operazione quando inizia? In realtà era già finita da mezz'ora e mia mamma mi stava aspettando per tornare a casa. Assurdo. Metto un telino, così tu sei più tranquillo. La cosa ancora più stupefacente è che riguardando il video sono super cosciente e rispondo a Beppe quando mi parla. Incredibile. Come ti senti, Dennis? Tranquillo. Sei rilassato? Sei sì. Tranquillo? Sì. Sì, sì. Mi sento tutto sciolto, appesantito. È quello che vogliamo. Oh, la tua pressione è scesa, è passata da 137 a 126. Rilassatissimo. È assurdo che mi chiedeva come stavo e rispondevo: come ti senti? Tutto bene? Molto bene, direi. Molto bene. Naturalmente non tutto con un senso logico. È come se fossi seduto su una sedia e basta.
Sì. Mi diceva apri grande e io aprivo, follia. Apri bene adesso, apri grande Dennis, bravo. Apri grandissimo, bravo, appoggiati pure qua. Si parte con delle altre punturine di anestesia. Impressionante che non ricordo niente di tutto ciò che ho detto. Tutto bene Dennis? Come ti senti? Bene, perfetto. Si parte con il bisturi aprendo la parte interessata. Beppe che si fa largo fino a scoprire completamente il dente del giudizio. Davvero interessante fino a che punto si fa largo. Cambio di strumento, magari poi in sovraimpressione vi lascio il nome tecnico. Da completo ignorante sembra una sorta di Dremel con il quale taglia in due il dente, data la grandezza elevata, per facilitare l'estrazione. Con un piccolo scalpello fa leva, in seguito con una pinzetta rimuove la prima parte del dente e si ritorna a scalpellare per togliere l'ultima parte. Grandissimo Beppe che è davvero influencer, mostra il trofeo rimosso, inizia un bel processo di pulizia certosina. Altro colpo di scena, con mezza bocca aperta, rispondo al dottore come se stessi facendo una vasca in centro. Tutto bene, Dennis? Tutto bene? Uno l'abbiamo già tolto. Tutto bene, perfetto. Due punti e via. Inizia il processo di sutura. Con questo ago curvo inizia a chiudermi la voragine con alcuni punti. Veramente, veramente affascinante. E la prima parte dell'operazione è conclusa. Uno l'abbiamo tolto, finito. Com'è andata? Tutto bene? Molto bene. Come ti senti? Sereno proprio. E come ti senti? Tranquillo, rilassato, bravissimo. Esatto, sinistra adesso. Inizia l'operazione uguale identica nel lato opposto, finisce il tutto ed è proprio in questo punto che i miei ricordi si riconnettono e chiedo al dentista se l'operazione fosse iniziata. In realtà era finita da 30 minuti. Ghiaccio come se non ci fosse un domani e ritorno a casa con mia mamma con qualche buchino temporale. Ad esempio, non ricordavo assolutamente dell'esistenza di queste clip. Operazione appena finita. Sono tutto ancora un po' anestizzato. Sono ancora un po' tutto anestizzato. Mi sento la parte destra. Ho un suono della Madonna. Dei denti rimossi, sento solo un piccolo fastidio. Vediamo come passeremo questo giorno. No, attento. Molto molto divertente, anche perché mia mamma il giorno dopo mi ha avvisato che ho anche preso appuntamento per farmi rimuovere i punti lunedì alle ore 17, ma una volta aperto il calendario ho notato di aver segnato il dentista per il giorno 17. L'unica cosa che avevo capito era il 17. Molto molto divertente anche il messaggio scritto a Beppe post operazione. Grazie Beppe per l'operazione, mi sono dimenticato chiederti i denti rimossi. Riesci a conservarli o vuoi che passo a prenderli? Sono a pezzi, li ho tagliati. Ah ok ok, nulla di speciale. Da mostra quindi, questo è metà dente, bellissimo. Ok, sono appena tornato a casa, sono strafatto, penso che andrò a farmi una pennica. Incredibile, ho dormito, incredibile però. Sono arrivato a casa, sono andato a letto e ho dormito 4 ore. Incredibile, per ora sono a 6 ore dell'operazione. Mi si è ripristinata tutta la sensibilità della lingua e le varie parti del corpo. Sento i lati di essere gonfio, ma fortunatamente non mi fanno ancora male. Operazione incredibile, ho preso il teletrasporto. Ci aggiorniamo perché sono ancora un po' stunnato. Che botta, perché quando è finita l'operazione, la quale penso sia durata 2 secondi, dato che ho preso una navicella spaziale e sono andato nello spazio e sono tornato indietro, mi sono ritrovato con del ghiaccio nella faccia e l'assistente del medico che mi diceva che i medicinali prendere nel posto operazione. Per fortuna che c'era lì anche mia mamma, perché non ho capito assolutamente nulla. E poi mia mamma mi ha portato a casa e a sua volta ha iniziato a spiegarmi tutti i medicinali. Tutti i medicinali, penso di essere ancora un po' fatto. Le risposte cognitive molto lente. Ci sono anche tutte quante le istruzioni sottolineate. Quando sono lucido di solito prima di sistemo, devo fare una fattura da mandare entro oggi. Non so se ha senso la faccio adesso. La provo a fare post operazione. E se per sbaglio mettessi uno zero in più? E nel frattempo che arriva la mamma, spinaci surgelati. Ottimi. Ci ho messo solo 1 ora e mezza per fare una fattura. Mi sa che conveniva andare a letto, però è arrivata mia mamma con del ghiaccio vero. E questa sarà la mia cena. Perigima addicted è un mass gainer. L'abbiamo fatto alle 8 di sera, praticamente 10 ore dopo l'intervento. Iniziano a farmi un pelo male, ma continuo con la mia dose di ghiaccio. Questa è la tecnica brevettata dai miei coinquilini. Mi sono appena preparato la cena per questa sera. Vellutata di zucca, i crostini da buttare dentro la vellutata, dato che devo prendere l'antibiotico. È una pastiglia grossa così e non sono capace a buttare giù le pastiglie. Mi faccio il pastone col pane, così illudo il mio cervello che dentro non ci sia una pastiglia. Anche se il mio cervello sono io, quindi mi sto illudendo lo stesso, però funziona incredibilmente.
Ma vi dirò, da come mi avevano raccontato pensavo molto molto peggio. L'ora da 1 a 10, 2. La sensazione è come quella dei 4 anni quando ti prendi le caramelle gommose e te le fichi ai lati. Per il resto sono operativo, sono un pelino gonfio. Per la prima volta in vita mia ho la mandibola da uomo. Dato che ieri ero strafatto, ho ricontrollato la fattura che ho fatto ieri. È andato tutto per il verso giusto. Sono le ore 22, questa è la mia condizione dopo una trentina di ore dall'intervento. Ma sbaglio, sono più grosso adesso? Sì, anche secondo me. Questa notte invece ho deciso di prendere la via della lievitazione. Sono lievitato. Sono grossissimo. Questa notte non vi nego di aver tribolato un pochettino. Mi sarò svegliato una ventina di volte. Questa mattina mi sono svegliato gonfio così. Grande canzone tra l'altro di Fabri Fibra. Adesso sto iniziando la prima sessione di ghiaccio. Il mio pranzo di oggi, mass gainer. Dovrebbero esserci dentro carboidrati, proteine, roba da palestrati. Dovrebbe essere tipo un pasto completo, liquido. Anche se avrei molta voglia di una pasta. Vorrei qualcosa di iper solido. Ce la faccio più con le zuppette. Troppe zuppette, troppi costrini. Costrini! Siamo a venerdì. Ascella pressoché invariata. Dolore e gonfiore mi sembrano uguali. 3 giorni dall'operazione. È vero che è invadente come dicono, ma è molto molto sopportabile. L'unica cosa che mi infastidisce è che ho fame. Dal quinto giorno in poi è andato tutto quanto in discesa. Ho iniziato a sgonfiarmi e a mangiare cose sempre più solide. Ringrazio Beppe e lo studio dentistico Vignato per questa operazione, anzi per questa esperienza. Tutte le info su questo tipo di trattamento ve le lascio qui sotto in descrizione. Come trovate qui sotto in descrizione il link per il video senza censure. Fate attenzione perché sono scene davvero crude. Fatemi sapere qui sotto con un commento se anche a voi piacciono questo genere di contenuti. E come al solito ci vediamo domenica prossima alle ore 13:30 con un nuovo video. Un saluto e ciao!